Bennardo, Calabrese, Chiavola, Jurato, Caruso, Caruso no, infatti, La Porta, Ilardo, Gurrieri, Occhi Pinti, sì, Dalicata, sì, Pasta, Mezza Salma, Mauro, Criscione, Schinina, Antoci, Podimani, Sortino, Sortino assente, Battaglia, Firinceli, Zagami, Buscemi, Galifi e Bitetti. 16. 16 presenti, il numero locale c'è, la seduta è aperta per la consueta mezz'ora dedicata alle comunicazioni barra, scusate colleghi, scusate, per la consueta mezz'ora dedicata alle domande barra comunicazione mi ha chiesto di intervenire il collega Podimani, prego collega. Grazie Presidente, buonasera a tutti, ai consiglieri, alla Giunta, al Sindaco e che ci ascolta anche da casa. Come avrete già letto, su qualche comunicato che è uscito in queste ultime ore, ho deciso di aderire al Partito Democratico e, perché in queste ultime settimane diciamo che c'è stata una lunga interlocuzione con l'ex candidato a sindaco Riccardo Schininà, un caro amico, che diciamo che ha voluto riprendere un po' quello che era il progetto politico delle scorse amministrative. Di conseguenza, diciamo che in modo abbastanza naturale, il passaggio al gruppo consigliare al PD. È avvenuto con, diciamo, come un gruppo che vuole affacciarsi a questo tipo di politica fatta anche di partito, perché è vero che il civismo dà i suoi frutti anche a livello amministrativo, comunale, però i partiti sono qualcosa che possono darci i mezzi e gli strumenti giusti per fare politica anche ad alti livelli. Quindi questa è stata una decisione presa in questi ultimi giorni e avevo il piacere di condividerla con voi. Grazie. Grazie a lei. Ha chiesto di parlare la collega Lalicata, prego. Grazie Presidente, un saluto ai presenti e a chi segue la diretta. Allora, io prendo atto che si sia ritenuto di trattare l'ordine del giorno sulla Tari in mia assenza, già come precedentemente comunicata. Sarebbe stato più ragionevole attendere per consentire un contraddittorio proficuo e non inquinato da fraintendimenti o malintesi, per i quali ognuno risponde innanzitutto alla propria coscienza, oltre che alla città in ragione del ruolo svolto, e per i quali rimaniamo sereni perché le parole che si presume siano state pronunciate non hanno comunque raggiunto i destinatari o gli uditori. E sapete perché, signor Sindaco, Giunta, colleghi consiglieri, Presidente? Perché l'interesse generale della città è superiore a qualsivoglia giudizio pretestuoso. Non ho ascoltato di presenza, non c'erano microfoni accesi, pertanto sulla questione non posso esprimere giudizi, nonostante abbiano investito la mia persona e il ruolo da me rivestito. Considero chiusa la discussione e non darò adito ad ulteriori polemiche. Grazie. Grazie a lei, collega Lalicata. Mi ha chiesto di parlare il collega La Porta. Prego. Grazie Presidente, Sindaco, Giunta, colleghi consiglieri. Volevo fare una comunicazione, se no qualcuno non lo sa, no? Ma penso qualcuno lo saprà. A Marina, davanti alle scuole, c'è il servizio dei vigili urbani che fanno che stazionano all'entrata e all'uscita dei ragazzi, no? Mi risulta, non che l'ho visto io, me l'hanno riferito genitori,
tante volte non ci sono i vigili urbani che regolano il traffico là. Ma è una storia vecchia, non si allarmi, non si preoccupi. Durante l'amministrazione Piccitto si emise senza vigili urbani a Marina, neanche una pattuglia. Ora pigliarci, siccome l'estate è finita ora, e allora cominciamo a tirare il remi in barca, no? Allora, ma che c'ha? Finite di scherzare o no? La finite? Marina farà oggi 15-20 mila persone. È una città, non è una razzera, una borgata, come la volete chiamare. Quindi il servizio, caro assessore, caro sindaco, cioè ci deve essere costantemente. Non ci sono, ma insomma, per caccia su. Non è per Marina niente, vigile urbano, pattuglia, niente, davanti alle scuole. Poi non ne parliamo, ci sono, diciamo, fasce giornaliere, no? Che se succede qualcosa, cioè, la pattuglia, no, è a Ragusa, deve scendere da Ragusa, forse a mezzanotte poi scende. Questo è uno, assessore, prende cose e mi risponda, ma non ha niente da rispondere, perché sono fatti storici, no? E si ripetono ancora. Che se possiamo ripetere sempre le stesse cose. Un'altra cosa, siete tanto attenti, no? Il sindaco, lei, qualche altro assessore tipo d'asta, no? Che appena, anche se fate due strisce pedonali, no? Due strisce pedonali, lo mettete sui social, fate comunicati, il comunicatore scrive, scusate, ma c'è una questione di pullman, di trasporto per gli studenti che devono andare al Nautico di Pozzallo e al Musicale di Modica, che a tutt'oggi, visto il cambiamento che c'è stato da AST a Etna Trasporti, ancora non è in atto. E quindi i genitori, caro sindaco, ogni mattina caricano i propri figli, no? E li portano sia o a Pozzallo oppure a Modica. Così è anche nelle altre realtà, negli altri comuni. Ma però ho visto una cosa, che gli altri comuni si muovono minimamente. Il sindaco, no? Il sindaco ha fatto un comunicato, ha fatto delle riunioni come a Matuna, oggi mi hanno riferito. No, però il sindaco di Ragusa, cioè, non dà nessun segnale. Cioè, a Marina ci sono 5 che devono andare là. Naugereggio su a Santa Croce, no? Ma c'è suo pullman che gira, ma l'estate che gira, mi fa pena magari l'autista mi fa pena, sinceramente, no? Vuoto, allora toglietelo, no? Se ci sono integrazioni da fare, no? E si prendono queste persone, questi ragazzi che devono andare o a Pozzallo o a Modica la mattina e poi riprenderle dopo alle 2, alle 3, quando staccano, quando finisce la lezione. Ma io dico una cosa, parlate fra sindaci e sindaci, no? C'è il comune di Santa Croce che avrà i suoi problemi anche, no? O se no, non facciamo come qualche deputato, a cucciare a Rimino Nuide, no? A cucciare a Rimino Nuide e in soluzione le ha date, mi riferisco all'onorevole Abbate. Alle conclusioni, no? Collega. Cioè, uno che è dentro l'amministrazione regionale, di maggioranza, no? Io penso che i problemi li dovrebbe risolvere là, non sulla stampa. Sulla stampa niente, sulla stampa è aria fritta, sempre l'ho chiamato io. Allora, assessore, non mi rispondesse in modo, no, non ha niente da rispondere, perché siete stati proprio inefficienti. L'amministrazione è stata su questo problema, io l'ho saputo sabato questo problema qua, non lo sapevo. Beh, sono arrivate delle telefonate, scusi Presidente, per essere completato, delle telefonate, e quindi mi sono attivato a capire qual era il problema. Cioè ancora Etna Trasporti deve dare le consegne, Etna scusa, AST, le consegne a Etna Trasporti. E addirittura oggi mi arriva una telefonata, qualcuno che era in riunione, nell'assemblea, chiamiamola come, a Pozzallo con Ammatuna e Etna Trasporti, ora Etna Trasporti non sa quale tratte deve fare, gli orari. È assurdo questa cosa. Grazie. Ma che è colpa a carico l'amministrazione? Allora l'amministrazione si deve muovere. Siete stati silenti, silenti, però per fare il ufficio pedonale o mettete magari i manifesti. Grazie. Ma risolvere i problemi, siamo qua per questo. È da 3 mesi che sogno c'è un moderato, però quando io vedo queste cose qua, che mi telefonano anche a mezzanotte, un pochettino, ma no.
Grazie collega Laporte. No, grazie collega. Scusa se ho sparato. Non ti preoccupi, non ti preoccupi collega. Prego collega Calabrese, le ricordi 4 minuti a sua disposizione. Sì, grazie presidente. Sindaco, assessori, colleghi consiglieri, benvenuto nel Partito Democratico al consigliere Podimani, che fin dall'inizio ho apprezzato il suo modo pacato di agire in quest'aula, sempre a disposizione della collettività, sempre sul pezzo e sempre in linea con il bene comune. Questa è la politica che continuerà a fare nel nostro partito. Il gruppo consiliare del Partito Democratico gli dà il benvenuto e assieme lavoreremo nell'interesse della collettività. Sindaco, quando c'è da votare qualche atto e venire in soccorso rosso, come qualcuno lo sottolinea, a sostegno dell'amministrazione, noi ci siamo, così come ci saremo in opposizione quando le cose che fate non ci piacciono. Ad esempio, quello che non ci è piaciuto è tutto quello che è successo in questi giorni. Io apprezzo il coraggio e la parsimonia, la pacatezza della collega consigliera Lalicata, che decide di chiudere la vicenda e di mettere una pietra sopra. Però in questo consiglio, in quest'aula, io noto che c'è una sorta di area un po', non dico omertosa perché è collegabile ad altre situazioni, ma sicuramente una sorta di predominio di chi comunque gestisce il potere amministrativo in questa città. Quattro consiglieri comunali, tutti e quattro giovani, tutti e quattro che sicuramente si sono candidati per dare una mano alla collettività, a cui noi immediatamente abbiamo dato la solidarietà, di cui due donne, e mi meraviglio come le donne in giunta non siete intervenute in tutto questo, pubblicamente, non nei salotti, nel retro di quest'aula, pubblicamente bisogna intervenire. Cari assessori, che dovreste tutelare le persone che, ripeto, ci mettono la faccia, che decidono di scrivere un ordine del giorno, un atto di indirizzo per il bene comune che noi abbiamo condiviso e che noi abbiamo fatto nostro, e lo facciamo nostro e perché ne condividiamo nel merito la questione e perché la vogliamo mettere qui dentro anche come provocazione politica, perché noi facciamo politica e quindi quello che è successo è di una gravità inaudita. E io mi aspetto da lei, sindaco, che imponga all'assessore che si è permesso di offendere in questo modo così vergognoso questi quattro consiglieri, no? Che venga qui in aula, se ha il coraggio, se ha gli attributi, perché non c'erano i registratori, ma lo sa tutta la città chi è che è stato l'assessore che si è permesso di aggettivare in questo modo determinati consiglieri comunali, che ripeto hanno la nostra totale e piena solidarietà. Allora smettiamola e facciamo politica seriamente, smettiamola con le offese, siamo qui per lavorare per il bene della città e se si presenta un ordine del giorno, un atto di indirizzo, lasciateli liberi, sono giovani e devono crescere, invece date delle, veramente date dimostrazione di come siete attaccati al potere, qua comandiamo noi e se noi non decidiamo prima quello che dovete presentare, non lo dovete presentare. Avete fatto di tutto, addirittura lo hanno ritirato, è una vergogna politica. E che l'assessore che ha aggettivato in questo modo questi consiglieri abbia il coraggio di alzarsi qua dentro, lo faccia, di chiedere scusa, no? E di dire che ha sbagliato. Questo dovrebbe fare un amministratore di questa città. Grazie, il consigliere Bidetti. Ha visto, l'ho presa alla sprovvista. Le ricordo sempre i 4 minuti, collega Bidetti. Grazie presidente di avermi dato la parola. In realtà io oggi ero venuto per parlare di cose più amene. Prima fra tutte il viaggio a Rimini. Mi sarebbe piaciuto chiedere al presidente che cosa si aspetta da questo viaggio a Rimini nel 2024. E potevamo parlare anche del Castello di Donna Fugata. Ancora stamattina sulla mia scrivania mi hanno lasciato un malloppo enorme relativo al Castello di Donna Fugata
e con un biglietto dice: se non l'hai letto, leggilo. Figurati, avrò un mese che lo leggo. E invece oggi io mi ritrovo qui proprio per discutere di quello che è successo la settimana scorsa, e non per caricare di colpa soltanto una persona, perché il clima pessimo che si vive in quest'aula, per delle condizioni in cui praticamente il Consiglio non può più fare niente. Calcolate quante volte noi abbiamo potuto partecipare a una commissione. Le commissioni sono diventate una cosa rara, al punto che anche quando si parla di università si va in commissione, la prima, quella del bilancio, e si evita di andare in quinta, dove si parla delle politiche universitarie. Questa è una cosa triste, non dovrebbe succedere. Però l'applicazione pedissequa di questa norma, per cui se si va in commissione si deve portare qualche cosa che deve andare in votazione, praticamente sta castrando completamente l'attività del Consiglio. Ma sempre ritornando al discorso del castello, ci fu un passaggio del sindaco che mi colpì molto, perché lui nella difesa di questa proposta, almeno l'abbiamo presa come una difesa, probabilmente per lui non è una difesa, di questa proposta di partenariato pubblico-privato, ebbe a dire: nel mio programma elettorale io avevo scritto anche questo. Probabilmente è vero, però io ho trovato, mi si è accesa una lampadina. Sentite cosa diceva, cosa c'era scritto nel programma elettorale. Una prospettiva comune, uno stile sobrio, un modo gentile, ma non per questo meno risoluto, di fare politica è possibile, è già in atto. Uno spazio di dialogo in cui un'idea ha valore a prescindere da chi l'ha proposta e dalla sua ideologia. Il futuro di una città, infatti, non è dato dal negoziato tra interessi individuali, ma dalla coesione di una comunità che si confronta avendo ben chiara la propria visione. Lavorare per la cosa pubblica è un onore e non un privilegio, un servizio da assolvere con rispetto per le istituzioni, senso di responsabilità e del limite, lungimiranza ed etica. Solo così la politica può tornare al suo vero ruolo e i cittadini a sentirla vicina e a partecipare. Solo così possiamo camminare insieme nella stessa direzione, nell'unico interesse della comunità. Allora, qualcuno si deve passare la mano sulla coscienza, e non perché la responsabilità è solo di una persona, probabilmente è colpa anche nostra, forse non siamo riusciti ad applicare queste nobili regole che c'erano nel programma e che mi hanno fatto dire all'inaugurazione del Consiglio di questa amministrazione che io non sarei mai stato contro in maniera pregiudiziale, mai contro solo perché la proposta viene da una parte o dall'altra, ma solo nella qualità io mi confrontavo. Tutto questo non è avvenuto, ed è inutile che vi faccio l'elenco delle cose che voi avete disprezzato solamente per il fatto che venissero da una parte diversa dalla vostra, e su questo non ci sono discussioni. Però io sono abituato per mia cultura di non dare la colpa tutta ad uno, probabilmente è colpa anche nostra, ed è per questo che io chiedo scusa ai quattro consiglieri se in qualche modo ho determinato un incarognimento dei rapporti all'interno di quest'aula, ma sono convinto che qualcuno ha delle responsabilità ancora più grosse, perché io non sono assessore, mentre anche fra gli assessori non c'è questa serenità. Allora, quello che possiamo fare noi consiglieri è dirvi: cercate di aprire gli occhi e di mantenere ciò che era stato scritto nel vostro programma. Grazie, collega. Sono arrivato a 4 minuti? Sì, anche più. Di più? Sì, sì. Grazie, Presidente. Grazie a lei. Il collega Bernardo. Grazie, Presidente, Sindaco, Giunta, colleghi consiglieri. Volevo iniziare questo intervento, Presidente, porgendo a lei delle scuse per aver disatteso quanto avevo promesso l'anno scorso, ossia non parlare più della
piscina comunale. Era una vicenda che era culminata con diverse richieste di chiarimenti al sindaco, agli assessori, due interrogazioni consiliari, all'ultima delle quali tra l'altro mi era pervenuta una risposta da parte di due dirigenti, beni culturali e contratti, una lunga disquisizione giuridica che non era peraltro, non aveva alcuna correlazione con l'oggetto della mia interrogazione, peraltro era contraddittoria e confermativa della non correttezza della scelta amministrativa. Oggi, reduci delle vicende Sala Falcone Borsellino, Castello di Donnafugata, possiamo però tracciare un comune denominatore delle vicende, ossia l'incapacità di gestire beni comunali e la svendita a privati. Il contenuto della risposta che mi era pervenuta era stato smentito in ogni punto. Non vorrei soffermarmi sui punti e dilungarmi, ma solo uno di questi, quello che secondo me impatta più sulla vita dei cittadini, ossia il raddoppio delle tariffe che il gestore della piscina aveva chiesto alla Giunta e poche ore dopo, senza alcuna fase istruttoria, la Giunta aveva accordato con delibera numero 379 del 22 settembre 2023. Erano stati ridotti i tempi di utilizzo, era stata cancellata l'acqua etichettata da dicembre a marzo, eliminata la gratuità per disabili. Il contributo comunale di 80.000 euro l'anno era però rimasto intatto. Perché oggi mi trovo qui a parlare nuovamente della piscina comunale, nonostante abbia trasmesso gli atti in procura e quindi non, di certo non sono io a dovermene occupare? Mi trovo qui perché sono stato destinatario di una lettera di cui formalmente il destinatario è il sindaco, che però a quanto pare ha deciso di non parlarne. Nella lettera che ricevo da parte di quello che sembra essere il padre di un bambino di 11 anni, si dice il padre avvilito per il fatto che si trova costretto a dover far rinunciare al proprio figlio l'accesso al nuoto per una tariffa che ormai risulta essere al di fuori di ogni consentito. Da 400 euro l'anno ne trova a pagare adesso 850, con servizi che non sono neanche all'altezza, ma più che dimezzati: acqua gelida, microambiente, temperatura sfavorevole, riduzione dei tempi di utilizzo notevole. Lancia un allarme sicuramente forte in un sentimento diffuso tra gli utenti. Considerando che il reddito pro capite ragusano è di 18.000 euro l'anno, quante altre famiglie dovranno rinunciare? Ora, probabilmente l'assessore Di Grandi è nuovo al mondo dello sport e quindi non so se vuole anche lui rispondere, però lei, sindaco dello sport, ha fatto, diciamo, gran parte della sua carriera sicuramente piena di soddisfazioni. Io mi chiedo come potete consentire tutto questo. Concludo questo intervento dicendo che tramuterò la lettera che mi è pervenuta, in cui ci sono in copia altri consiglieri comunali, in un'interrogazione a risposta scritta. E poi le dico, sindaco, lei sicuramente è un giurista, l'articolo 3 della nostra Costituzione dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ogni ordine per poter consentire la piena partecipazione degli individui alla vita sociale, lavorativa e politica. Le sembra che questo stia avvenendo nella nostra città? Grazie. Grazie a lei. Il collega Chiavola, ricordo i 4 minuti, collega. Grazie Presidente. Signor Sindaco, Assessori e colleghi consiglieri presenti tutti, mi associo, aggiungo a quanto già proferito il mio capogruppo. Benvenuto collega Giuseppe Podimani nel Partito Democratico, hai detto bene, la politica poi la si fa in maniera completa ed esaustiva proprio nei partiti, è vero, perché nei partiti c'è l'opportunità a 360 gradi di vedere le vedute sia della piccola realtà con cui si affronta, come quello che facciamo noi consiglieri, e sia le grandi realtà che riguardano il panorama regionale, nazionale o addirittura globale, europeo. Il civismo va bene, è una tendenza che ormai è molto forte, presente negli ultimi 20 anni. Si parla tanto di civismo di qua, civismo di là, ma al momento che i sindaci civici, ne ho conosciuti tanti, ne abbiamo conosciuti tanti che si sono quantomeno dichiarati civici anche in certi momenti dell'amministrazione, poi scelgono di fare altre esperienze, tipo quella del Parlamento regionale, del Parlamento nazionale, di quello europeo, alla fine scelgono un partito, caro sindaco, eh? Magari lei farà così pure tra qualche anno, non appena farà, se farà questa scelta, noi ce lo auguriamo per lei. Per cui ha detto bene il collega, nei partiti c'è, oltre che il sale della democrazia, c'è il senso completo dell'operazione, dell'operare politico. Benvenuto ancora poi domani. Allora, un argomento che devo affrontare assolutamente era quello che riguarda i volontari.
i volontari che noi abbiamo, no? Delle varie associazioni, sono pagati con un rimborso forfettario di 4 euro l'ora. Questa è una cifra che oserei dire mortificante. Anche noi consiglieri siamo volontari della politica rispetto alle, no? Rispetto alle cariche di governo, per carità, però, e lo facciamo sicuramente con questo spirito, però in certi casi succede che l'operazione di questi volontari, che è necessaria veramente ormai alla nostra città per tutti gli eventi che organizziamo, viene a cadere, viene a mancare. Alcuni di loro devono anche rimetterci il prezzo della benzina per recarsi dove devono recarsi, per cui intanto cerchiamo di pagargliele con puntualità a fine mese, quelli del mese passato, e non sforare questi pagamenti. E poi glielo propongo, sindaco, già da ora portiamo una proposta in consiglio per aumentare questo misero obolo, magari un aumento simbolico di 1 euro, di 2 euro, 3 euro, un aumento simbolico per rendere più dignitosa lo spirito di volontariato di queste persone, che molte volte dietro questa esperienza hanno anche delle famiglie da mantenere, e per cui un aspetto più dignitoso alla volontarietà del fatto. Io credo che noi come amministrazione possiamo sicuramente permettercelo. Un'altra comunicazione la devo fare in merito a quanto detto, quando è intervenuto alla collega Oriana Lalicata. Avete la nostra piena solidarietà, collega Lalicata, collega Mezzasalma, collega Sortino e collega Califfi. Avete la nostra piena solidarietà, perché se questa è l'aula dove si produce confronto, si produce democrazia, si producono proposte, nessuno, sia che siete maggioranza o opposizione, dovrebbe mai redarguire o addirittura, non voglio usare termini più forti, stessa solidarietà abbiamo manifestato per motivi diversi l'anno scorso, mi faccio concludere, scorso al collega Bennardo, quando è stato etichettato per quello che abbiamo saputo in malo modo, e la stessa la dobbiamo manifestare anche ai 4 colleghi qua presenti. Io sono convinto che l'azione dei consiglieri era ispirata da uno spirito pulito, uno spirito per creare qualcosa di positivo per la città, e non è stato opportuno l'atteggiamento di chi ha redarguito i consiglieri, e potrebbe benissimo recuperare o in quest'aula o in forma privata, come crede opportuno, il mal tolto, per dire un termine così, va bene. Per quanto riguarda l'AST, un'ultima cosa, l'assessore sicuramente si sarà mosso per il discorso dei pendolari. C'è questo allarme che riguarda un po' tutta la provincia, però non trascuriamo che noi abbiamo anche studenti al Comune di Ragusa che viaggiano verso i comuni di fuori, per cui se dobbiamo trovare una soluzione, penso che l'assessore sarà in contatto con gli uffici della regione per fare in modo che i ragazzi non rimangano a piedi, gli studenti pendolari. Grazie. La collega Caruso. Buonasera signor Sindaco, signor Presidente del Consiglio, colleghi consiglieri. Oggi mi rivolgo a voi con il massimo senso di responsabilità che il mio ruolo di vicepresidente di questo Consiglio Comunale impone. Sono venuta a conoscenza di questo episodio grave che sarebbe accaduto, o è accaduto, magari qualcuno adesso ce lo conferma, durante una riunione di maggioranza alla quale io non ho partecipato, perché io non partecipo alle riunioni di maggioranza. La vicenda è nota a tutti noi. Anche se queste parole non sono state pronunciate in questa sede, quindi in questo Consiglio Comunale, comunque io ritengo inaccettabile che un linguaggio di tale gravità possa emergere all'interno di un contesto che rimane pur sempre istituzionale, giusto? Perché anche una riunione di maggioranza, un incontro della maggioranza rimane un contesto istituzionale, che deve, secondo me, sempre rappresentare il confronto civile e democratico anche nelle divergenze e nelle differenze delle opinioni. In aggiunta a questo non posso non richiamare alla vostra memoria un altro episodio che si è verificato e che ha coinvolto il consigliere Bennardo, ed è avvenuto sempre all'interno di uno spazio istituzionale e tra persone che ricoprono ruoli di responsabilità, in questo caso il suo capo di gabinetto, signor Sindaco, se la ricorda quell'episodio? Questi episodi sono un segnale preoccupante che non può essere ignorato,
poiché gettano un'ombra sull'integrità e la dignità che dovrebbero caratterizzare il nostro operato come rappresentanti pubblici. Io oggi però chiedo a lei, Sindaco, e a lei, Presidente del Consiglio, di confermare o smentire questa situazione. E qualora l'episodio venisse confermato, di prendere una posizione chiara, di dirlo pubblicamente. Credo sia fondamentale che anche nelle riunioni interne il dialogo rimanga sempre rispettoso, poiché la dignità dei consiglieri e il corretto funzionamento delle istituzioni devono essere salvaguardati senza compromessi. Grazie. Grazie a lei. Il collega Galifi, prego. Grazie. Grazie. Si sente? Sì. Grazie Presidente, Sindaco, Giunta, colleghi consiglieri. Intervengo brevemente anche perché sono stato citato, sono uno dei quattro firmatari di questo atto di indirizzo. Ringrazio i colleghi per l'attenzione che hanno dimostrato, però tengo a precisare, attenzione, parlo a titolo personale, esclusivamente personale, che se il problema non si pone perché ho già avuto l'indomani rispetto allo scorso consiglio comunale un confronto con l'assessore, ci siamo confrontati, quindi da parte mia il problema è superato, qualora ci fosse stato, perché ero tra l'altro uno dei pochi presenti in quella riunione, molti di voi non erano presenti, quindi non sanno effettivamente le parole che sono state dette e la dinamica delle circostanze. Quindi ribadire che la discussione per quanto mi riguarda è chiusa, fermo restando sempre che ci vuole sempre rispetto nei confronti dei consiglieri e di tutti i rappresentanti pubblici, perché ricordiamoci sempre che siamo, come ha detto il collega Calabrese, siamo stati eletti dalla collettività e quindi ricordiamoci sempre anche del ruolo che rivestiamo, quindi siamo i rappresentanti della città e quindi penso che alla base di tutto ci vuole sempre rispetto di quelli che sono i rappresentanti pubblici. Grazie. A lei il consigliere Firringieri, mi scuso se non l'avevo visto. Ma sta scherzando, Presidente? Tra di noi, che c'è? Mi è to. Buonasera, Sindaco, Assessore. Però le ricordo sempre i 4 minuti. Sì, e io infatti ci vado calmo. Un minuto. E allora salutiamo a tutti, visto che già praticamente siamo andati avanti con le cose. Bene, qualcuno ha ricordato onore e disciplina, questo deve essere sempre il faro che deve illuminare qualsiasi amministratore. Apprezzo, e comunque a questo punto abbiamo anche la notizia da parte del collega Galifi, che insomma c'è stato un assessore che è uscito un po' fuori dalle righe, al tal punto che insomma c'è stato bisogno di averne un confronto per chiarirsi, lo ha detto lui in questo preciso istante. Quindi a questo punto, visto che c'erano delle ipotesi sulla questione verosimile di un assessore che avesse più o meno aggettivato in un determinato modo o un altro 4 giovani consiglieri, a questo punto la conferma è arrivata. Bene, quello che ci interesserebbe, quello che ci farebbe piacere è che, purtroppo avrei chiesto anch'io la smentita al signor Sindaco di questo accadimento, ma a questo punto non ce n'è bisogno, il tutto è avvenuto come ricordava qualcuno per la seconda volta, come quando insomma si è verificato nei confronti del consigliere Bernardo, stavolta all'indirizzo delle aggressioni verbali c'è stato il consigliere Galifi, il consigliere Sortino, la consigliera Mezzasalma e la consigliera Oriana Lalicata, che naturalmente ricevono tutta la nostra solidarietà. Ci dispiace, io più volte in questo consiglio comunale ci ho tenuto a ribadire che il consiglio comunale è sovrano ed è un organismo a parte rispetto all'amministrazione. Ci ho tenuto sempre a dire che ognuno di noi ha potere di proposta, di ispezione, di controllo. Nessuno può censurare l'attività di un consigliere comunale, ancorché la vedo limitata per esempio dai miei accessi agli atti che arrivano dopo 10 giorni, dopo un mese, che addirittura ancora in taluni casi non arrivano. Quindi il fatto che addirittura certe condizioni abbiano indotto un gruppo di 4 giovani consiglieri a ritirare un atto di indirizzo che, per carità, caro collega Sortino, Mezzasalma, Lalicata e Galifi, avrei esitato favorevolmente, giacché
dal primo anno, dal 2019, perché il 2018 è ancora troppo presto, chiedo a questa amministrazione di attivarsi in tal senso. Quindi avevo ben sperato, perché una volta che questa iniziativa arrivava dai banchi della maggioranza, vedevo soddisfatto un'esigenza per i cittadini, perché ci vuole equità nel servizio della raccolta rifiuti, nel pagamento, perché non tutti lo fanno e questo naturalmente penalizza chi lo fa diligentemente. E questo naturalmente è stato un motivo che ha condizionato il dibattito in queste settimane, insomma, dove non siamo stati qui in Consiglio Comunale. Io ripeto e dico, visto che c'è la conferma di un assessore che è uscito fuori dalle righe al tal punto da necessitare di un confronto con il collega Galifi, chiederei, lei l'ha detto, c'è la registrazione, c'è, benissimo, mi fa piacere, ma questo era sull'argomento, quindi vuol dire che qualcosa era successo. Poi casomai, e allora ora il sindaco smentisce, però mi piacerebbe anche avere casomai cioè la posizione anche delle due assessore donne, no? Perché se si tratta di aggressione verbale più o meno grave, e questo naturalmente a questo punto verrà smentito, vorremmo capire anche, visto il ruolo delicato che svolgono, talvolta a questo tipo di aggressione poi noi interveniamo con manifestazioni, interveniamo con anche disquisizione nelle scuole, dove cerchiamo di fare il nostro compito di amministrazione, di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, contro la violenza di genere in ogni caso. A lei sembra una sviolinata, a me invece, se il tutto risultasse vero, mi sembra meritevole di una presa di distanza. Siccome credo che il mio tempo stia terminando, vorrei ritornare sulla questione Sala Falcone, anzi arrivare per la prima volta in aula sulla questione Falcone Borsellino. Poco fa c'era un intervento del collega Bernardo che parlava quasi di svendita programmata dei beni del comune, piscina, castello, piscina Falcone Borsellino. Ovviamente vorremmo vederci chiaro su tutte queste dinamiche, le vorremmo comprendere sicuramente. Solo una domanda, sindaco: quando si pubblica una delibera, in quella delibera c'è scritto l'allegata proposta, la proposta deve essere allegata? La dobbiamo trovare attaccata alla delibera? Nella fattispecie, come abbiamo avuto modo di verificare, una delibera del 1 agosto era mancante di un documento che io ho ricevuto oggi, ancorché la mia richiesta di accesso agli atti forse di 10 giorni fa, quindi neanche i 5 giorni per un consigliere sono stati utili per ricevere la documentazione richiesta. Grazie. Grazie a lei. Siamo abbondantemente fuori dai tempi. Il collega Zagami. Presidente, assessori, colleghi consiglieri, sindaco. Dalle fonti di comunicazione, dalle fonti di conoscenza, quindi abbiamo capito che c'è stata questa, si è verificato questo fatto, che un assessore ha riferito ai consiglieri un'accezione popolare poco consona in questo consesso. Io volevo essere vicino a questi consiglieri e volevo solamente esprimere la vicinanza e soprattutto chiedere a loro di far uscire le loro idee, le loro professioni, perché questo è importante in un consiglio comunale, perché le vostre idee sono prese in considerazione e nessuno le può mettere in discussione. Grazie. Lei, se non ci sono altri interventi, l'amministrazione può intervenire, ma ha chiesto di parlare l'assessore Di Grandi. Prego, assessore, cerchiamo di contenere i tempi. Assolutamente sì, grazie. Presidente, saluto al sindaco, alla giunta, ai consiglieri, auguro buon lavoro al consigliere Podimani, perché ovviamente si tratta anche di iniziare un nuovo lavoro di squadra, quindi buon lavoro a lei. Allora, per rispondere al consigliere, chiamalo al consigliere Bernardo. Allora, ovviamente consigliere Bernardo, ho ricevuto anch'io la lettera di cui parla e mi sono subito attivato per capire di cosa si trattasse, posto che io ricevo ovviamente con una certa costanza tante segnalazioni, tanti suggerimenti da parte anche delle famiglie, che trasmetto rapidamente chiedendo ovviamente
notizie al gestore, al personale. Allora, si è trattato, e per questo diciamo l'amministrazione non è intervenuta, di una questione tra la famiglia di questo ragazzo e una delle società che porta avanti l'attività all'interno della piscina, in questo caso nel caso preagonistico. La società ha chiarito con questa famiglia di cosa si tratta, qual è la questione, hanno spiegato il perché utilizzano questa tariffa, specificando, a quanto mi viene detto, perché ovviamente ho anche una nota, perché ovviamente ho chiesto spiegazioni, che i costi degli abbonamenti che vengono portati avanti nella nostra piscina sono in linea con tutto il resto d'Italia, anzi in alcune realtà sono anche superiori. Io ho chiesto anche di vedere appunto dei tariffari proprio per avere un quadro della situazione in altri luoghi anche della Sicilia. C'è stato un chiarimento tra loro. Ho comunque chiesto di parlare con la famiglia, insomma avrò un riscontro a breve del quale poi vi dirò. Quello che è stato spiegato, a quanto mi viene riferito dalla società in questione, è che ovviamente è stato spiegato che il gestore, dovendo anche ricoprire i costi della piscina, ovviamente mette un costo corsia per le singole società che vogliono svolgere attività, e su questo poi no, stiamo parlando. Di questo diciamo abbiamo approfondito, se non sbaglio, in tempi non sospetti. La società X fa un prezzo che deve tenere conto anche di altre cose, del tariffario degli istruttori, tante cose che vanno ovviamente a contemperare quello che dice lei, ma tutta una serie anche di altri costi. Quindi la società porta avanti la propria attività all'interno della piscina comunale e poi ovviamente deve proporre una quota alla famiglia in questione. Però io quello che faccio ogni anno, nel momento in cui per esempio escono i voucher regionali, informo tutte le società di tutte le discipline sportive a che ovviamente possano fare richiesta verso la regione per ovviamente far usufruire i ragazzi di questo servizio. Così come io prima della chiusura estiva ho incontrato le società di nuoto, cosa che io voglio fare ogni anno per avere da loro un feedback sulla situazione, quindi mi vengono ovviamente esposte delle cose, le cose vengono condivise con il gestore, per esempio è stato dato più spazio per la promozione delle loro attività, quindi io comunque quello che posso dire è che qualsiasi cosa accada ovviamente chiedo venia se poi magari la cosa non mi è chiara, ma mi viene assolutamente spiegato. Ovviamente rimango sempre a disposizione. Riguardo la temperatura, tante volte mi è capitato, consigliere, che alcune famiglie mi hanno chiesto diciamo lumi sulla temperatura, che nella prima fase era un po' altalenante, è stata stabilizzata, però quello che mi viene detto, perché ho chiesto come stiamo a temperatura, mi viene detto che la temperatura è sempre costante tra i 27 e 2 e i 28 gradi, ma per legge oltre non si può andare, perché magari qualcuno dice ma come mai non è più calda? Mi è stato spiegato che per legge si deve stare massimo sui 28 gradi. Comunque ecco, ripeto, il chiarimento è già avvenuto tra famiglia e società, avrò modo di condividere questa cosa e avrò modo magari anche di riportarvi nei prossimi giorni eventuali novità in merito, ovviamente rimanendo a disposizione non soltanto per la piscina comunale, ma qualsiasi dubbio, qualsiasi cosa che riguarda qualsiasi delle nostre 18 strutture comunali, io ovviamente sono sempre a disposizione. Riguardo a quello che diceva il consigliere Chiavola, ovviamente parlando a proposito di strutture sportive, io chiaramente mi riferisco al lato mio perché ho dei volontari che si occupano delle nostre, sono una risorsa preziosa, l'amministrazione si sta occupando anche di una modalità per poter sostenere un aumento della tariffa dei volontari che, ripeto, svolgono un ruolo preziosissimo anche in orari importanti, anche durante l'estate, anche per garantire l'accesso ai tornei, alle manifestazioni, e ho chiesto appunto al dirigente già diverse settimane fa di predisporre un piano per il sostentamento diciamo di tutti i costi che servono a diciamo rimborsare anzi i nostri volontari da qua fino a fine anno. Grazie. Grazie a lei, assessore Di Grandi. L'assessore Gurrieri voleva intervenire. Anche lei, per favore, contenga i tempi. Grazie presidente, sindaco, assessori, colleghi consiglieri. Allora inizio con il consigliere La Porta. Allora, in merito al trasporto scolastico extraurbano, la vicenda di questo weekend, diciamo che nelle notti tra venerdì, sabato e domenica, diverse interlocuzioni per quello che noi abbiamo ricevuto come notizie tra il Dipartimento Trasporti e i vari vettori privati che in maniera abbastanza frammentata si sostituiranno all'ex, possiamo dire forse ormai ex vettore regionale, cioè
l'azienda siciliana trasporti. Non abbiamo fatto post, non abbiamo fatto comunicazione, perché per comunicare bisogna avere delle notizie certe, quando ancora oggi addirittura i vettori non sanno se domani mattina faranno la tratta Ragusa-Santa Croce o Santa Croce-Scicli. Abbiamo chiesto al Dipartimento di darci delle notizie. Quando abbiamo saputo che Etna Trasporti subentrava ad Ast per i collegamenti tra Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo, allora abbiamo deciso di interloquire direttamente con il vettore per dare e ricevere informazioni dettagliate. Questa mattina già alcune informazioni e alcune richieste di intervento che erano arrivate presso il gabinetto del sindaco, le abbiamo immediatamente inviate al vettore. Lei mi sottopone il problema su Marina di Ragusa. Il problema, mi creda, che interessa tutti i comuni. Abbiamo chiesto ad Etna di entrare anche su Marina di Ragusa, quindi fare Santa Croce, Marina di Ragusa, Donna Lucata, ma è una linea che ancora AST non ha ceduto. Per cui, come è stato già detto anche dalla segreteria dell'assessorato che raccoglieva le istanze, chi è su Marina di Ragusa in questo momento può utilizzare il passaggio del bus scolastico che arriva a Modica, a Scicli e va fino a Pozzallo alle 6.35 o alle 6.50 a Donna Lucata. Fermo restando che in questo momento ci sono delle riunioni proprio con la prefettura e con gli organi dell'assessorato regionale dei trasporti per definire quali ditte e quali servizi verranno espletati. Noi del servizio pubblico locale abbiamo dato manforte e oggi ad esempio abbiamo ritardato alcune fermate proprio per permettere ad alcuni studenti di alcuni plessi di poter raggiungere poi l'interscambio con quelli interprovinciali. Per quello che sono le nostre competenze, l'impegno è massimo, le assicuro che non abbiamo intenzione di lasciare nessuno, ma si sapeva, mi creda, lei che ha molta più esperienza di me in politica, credo che per troppi anni i governi regionali hanno alimentato un carrozzone che poteva essere chiuso forse prima, non dovevamo arrivare a questo punto per lasciare i ragazzi in strada, per cui questa è una conseguenza che prima o poi sfociava in questa situazione. Per quanto riguarda il consigliere Chiavola, che lei parlava di volontari, i volontari per quello che riguarda il coinvolgimento quindi in polizia municipale e anche coinvolti presso le attività sportive e gli eventi, già hanno ricevuto un aumento dell'indennità di rimborso da 4 a 5 euro dentro Ragusa e Ibla, e il servizio è andato a 6 euro quando si tratta di trasferimenti a Marina di Ragusa. L'incremento, e qui ci sono dei presenti che lo possono anche testimoniare, l'incremento è partito proprio nel mese di marzo. Proprio la settimana scorsa già una delle due società che collabora con noi è stata interamente saldata. Sa perché l'altra non è stata ancora saldata? Perché è venuto a mancare un legale rappresentante della seconda associazione, quindi si sta facendo più difficoltà a fare la rendicontazione e sottoporla al funzionario che se ne occupa. Non c'è altro da aggiungere, Presidente, grazie. Grazie. Se non ci sono interventi da parte di altri assessori, il signor Sindaco, prego. Sì, grazie Presidente, buon pomeriggio. Allora, volevo intervenire intanto brevemente su alcune questioni che sono state sollevate. Io ho sentito una lettura del, mi ha fatto piacere, il consigliere Bitetti, un ampasso del nostro programma elettorale, la premessa che avevamo fatto. Io credo sinceramente che non so l'attinenza che c'era con il discorso del partenariato speciale, perché c'è stato un riferimento, poi non so se non ho capito se il riferimento era al partenariato speciale pubblico-privato, il riferimento ai principi cui pensiamo di ispirare la nostra azione politica, che confermo sono quelli: se arrivano proposte non strumentali ma serie che possono riscontrare la condivisione da parte dell'amministrazione, ribadisco, siamo ben lieti di poterle accettare, come è successo in molte occasioni. Quindi la ringrazio per aver letto un passaggio secondo me molto significativo del programma elettorale. Consigliere Bennardo, dov'è? Eccolo qua. Consigliere Bennardo, io non so se lei è al corrente del fatto che il comune di Ragusa è uno dei pochissimi comuni, forse l'unico comune a mia memoria, che consente l'utilizzo di impianti sportivi comunali senza pagamento di tariffe, ad eccezione ovviamente della
della piscina, perché un impianto che costa centinaia di migliaia di euro di gesti, diciamo, di costi vivi, necessariamente l'associazione che lo gestisce, non il comune, ha necessità, per coprire questi costi, di avere un pagamento di una tariffa. Quindi noi, quando vengono qui da noi in visita, nei tornei, le società sportive dagli altri comuni, non ci rimangono sorprese del fatto che a Ragusa l'utilizzo degli impianti pubblici non ha costi. E quindi, quando mi chiama, lei mi richiama addirittura i principi costituzionali di garantire la funzione sociale, l'attività sociale a tutti, le assicuro che noi come comune siamo una spanna sopra a tutti gli altri e non possiamo accettare nessuna lezione in questo senso. La questione poi della piscina sarà stata chiarita sicuramente. Veniamo alla questione di attualità, perché noi in quest'aula, in questi giorni, nei nostri tavoli parliamo di politica, dovremmo parlare di politica, e in questi giorni ha assurto la cronaca politica un episodio che, secondo me, e sottolineo secondo me, di rilevanza politica ha veramente poco, e cerco di spiegare. Premesso che quando si sta in un contesto dove sono più persone è opportuno sempre rivolgersi al prossimo con un linguaggio appropriato e non offensivo, premesso questo, non c'è dubbio che in qualunque contesto ciascuno di noi si è trovato a vivere situazioni particolari, ma mi riferisco a situazioni familiari, situazioni politiche, nelle riunioni di condominio, nelle assemblee di qualunque tipo, che ci può essere un momento in cui uno scambio di idee possa avere un innalzamento di toni che non giustifico e non può essere mai giustificato, fino ad arrivare anche a mandarsi a quel paese, diciamo, amabilmente tra soggetti che sono dentro una stessa stanza a discutere di alcune questioni. Ma cosa c'ha di politicamente rilevante una cosa del genere? Qualcuno me lo spieghi. Non siamo nell'aula consiliare, siamo in una riunione dove un gruppo di persone che condividono un progetto politico stanno discutendo di alcune cose. Ora, questa solidarietà mi sembra un po' pelosa, un po' viscida, perché è strumentale. Ho sentito addirittura di violenza di genere. Allora, signori miei, io non giustifico mai, questo lo sottolineo, una mancanza di rispetto, perché ci mancherebbe altro. Io dico che tutti quelli che siete intervenuti questa sera, ad eccezione del consigliere Galifi, non era neanche presenza dove si è svolta questa riunione. E io sottolineo il fatto che quando succedono cose del genere, poi c'è un chiarimento tra le persone protagoniste del fatto e la questione si va avanti. Il problema politico non è la frase, signori miei, la frase detta che può scappare. Il problema politico, se c'è o se ci sarà o se c'è stato o quando ci sono situazioni del genere, quando magari c'è un conflitto su come portare avanti un programma elettorale, se questo può essere oggetto di un interesse da parte di commentatori politici anche all'interno di quest'aula. È surreale questo dibattito che si sta procrastinando da giorni e giorni, a parlare di una cosa, secondo me, assurda. Ripeto, non giustifico nulla, ma non ha rilevanza politica, perché quando si discute nelle sedi del PD delle questioni interne vostre, sicuramente ogni tanto sarà scappato qualcosa. No, il problema è che questa è, a me sembra, una politica che cerca di guardare dal buco della serratura. Non è questa la politica buona, secondo me, è una mia opinione, non è questa, le questioni politiche sono altre, concentriamoci sulle altre cose, non su andare a sbirciare dall'interno quello che succede, a carpire la mezza frase che viene fuori e che viene riportata e poi riportata e riportata. Questa è la politica del pettegolezzo. Ma di cosa stiamo parlando? Di quale contenuto politico stiamo parlando? Ma veramente questo è il livello del dibattito politico in questi giorni in città? È questo? Vogliamo che sia questo? Io non sono d'accordo. Mi permetto di dirlo e strumentalizzare ancora questa vicenda. Fermo restando, ripeto, non è che problemi ci sono, ci saranno, i problemi di convivenza. Allora, io ho sentito, vede, in queste riunioni una cosa molto, molto saggia, che mi fa piacere riportare oggi, perché visto che le cose che succedono nei nostri confronti poi vengono riportate, la riporto io questa cosa, una cosa molto saggia. Allora, noi da poco più di un anno ci siamo messi insieme, un gruppo di persone, anche abbastanza di provenienza varia, con esperienze eterogenee, è un gruppo di persone che hanno scelto di condividere un programma elettorale e di portarlo avanti,
Il tempo di conoscersi, di stabilire equilibri, di trovare sinergie, ci vuole, non è una cosa che si trova immediatamente. Quindi è chiaro che quando discutiamo tra di noi ci possono essere anche delle contrapposizioni, delle differenze di vedute, ovviamente non devono mai sfociare in niente che sia mancanza di rispetto, ci mancherebbe altro, lo ripeto ancora una volta perché non voglio essere frainteso, ma quando mai in un contesto politico non ci si confronta, anche aspramente, quando non ci sono magari divergenze di vedute, allora piantiamola secondo me con questa cosa qui, non è una manifestazione dibattito politico, non è un dibattito politico secondo me che merita tutta questa attenzione, è una mia idea, per carità, posso anche sbagliarmi. Allora io dico che noi, e lo dico a tutela del gruppo consigliare, che ringrazio tutto per la di maggioranza chiaramente per il lavoro svolto, io dico a tutti i presenti che non credo che si sia mai visto un consiglio comunale che in 6 anni e passa abbia prodotto un volume di atti come quelli che sono stati prodotti dal Comune di Ragusa in questi anni. Io faccio questa notazione, quindi è un'attività continua, costante, di confronto che è continuo e costante, non c'è un pensiero unico, c'è una discussione e non c'è un diktat del sindaco, si fa così, si fa così. Allora se c'è un atto di indirizzo che viene presentato, magari non è stato preventivamente concordato, probabilmente è stato un errore, probabilmente si fa notare, guarda, no, probabilmente se si fosse discusso prima si sarebbe spiegato perché quell'atto magari aveva delle lacune, aveva delle cose che non stavano in piedi, oppure, cioè, ma queste sono dinamiche che non hanno, credetemi, la rilevanza politica che gli è stata attribuita. Io la vedo così, per me la questione è ampiamente chiusa, io ovviamente ho parlato con tutti i protagonisti di questa vicenda, ho ricevuto la stessa testimonianza, noi andiamo avanti per la nostra strada, condividendo, ripeto, un programma elettorale articolato, ambizioso, complesso, cercando di raggiungere tutti i risultati e gli obiettivi che ci siamo posti. Naturalmente questo è l'auspicio che rivolgo, finisco con una considerazione. Consigliere Bitetti, io lo ribadisco ancora una volta, se ci sono proposte, idee che possono essere oggetto di discussione e condivise, io ribadisco, per me, se sono utili al nostro giudizio, al giudizio di tutti, della comunità, della collettività, vanno discusse e condivise, senza se e senza ma. Per me continuo a ritenere questo che è il mio pensiero, lo ribadisco, lo ribadirò sempre. Grazie. No, non ce n'è emozione. Dobbiamo entrare nell'ordine del giorno. Dobbiamo andare nel merito dell'ordine del giorno. Poi, quando entriamo nel merito dell'ordine del giorno, lei fa una mozione. Però, scusate, allora chiuso. C'era un discorso che mi sono dimenticato un punto, perché il consigliere vuole chiusare. La legata proposta, la proposta come è successo nel caso dell'alto partenariato speciale, sarà pubblicata nel momento in cui sarà pubblicato l'avviso. Anche questa cosa qui avete tra l'altro tirato fuori pochi giorni fa un comunicato allucinante, io l'ho letto e l'ho riletto, poi l'avete ritirato, avete avuto il buon senso di ritirarlo perché conteneva una serie di considerazioni veramente assurde, non so come definire, a me non piace aggettivare in maniera particolare, cioè evidentemente questo, veda consigliere Firincelli, il fatto che sia stato pubblicato e poi ritirato un comunicato dove conteneva delle falsità inaudite, dimostra che c'è una volontà precisa di andare a pescare qualunque cosa che possa metterlo. Questo è il modo di fare politica, voi la intendete così? E allora andate avanti, auguri, la gente giudicherà il metodo politico che ognuno sceglie, come è già successo. Se continuate con questo sistema di cercare di distruggere tutto quello che viene fatto e cercate con dossieraggi e con accostamenti allucinanti di trovare situazioni di irregolarità e di liceità, fatelo, perché questo non farà altro che arrecare vantaggio ai vostri oppositori, come è successo purtroppo finora, purtroppo per voi. Grazie, benissimo colleghi, chiusa la mezz'ora, mezz'ora tra virgolette, di comunicazioni / domande. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione della permuta di aree di proprietà comunale con aree di proprietà privata in prossimità di via Enzo Ferrari. Ha chiesto per mozione il collega Bitetti. Presidente, prego. Se non le dispiace io chiedo il prelievo del quarto punto,
che sono 2 mesi che aspettiamo. Lo possiamo mettere in votazione. Benissimo. Allora, mettiamo in votazione il prelievo del 4° punto. Bernardo. Calabrese. Chiavola. Iurato. Caruso. La Porta. Ilardo. Gurrieri. Gurrieri. Occhi Pinti. La Licata. Pasta. Mezza Salma. No. Mauro. Criscione. Schininà. Antoci. Podimani. Sortino. Entra Bernardo e lo facciamo finire. Alla fine. Allora, Sortino. Battaglia. Firinceli. Zagami. Buscemi. 9, 10, 11, 12. Galifi. Bitetti. E poi restavano quindi Occhi Pinti, che dice no, e Bernardo. Ok, quindi 8 e 16. ...24 presenti, 16 voti contrari, 8 positivi, la mozione... Scusi. ...22 presenti, 14 voti contrari, 8 favorevoli, la mozione è stata respinta. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione, come dicevo prima, della permuta di aree di proprietà comunale. Prego, Assessore Giuffrida. Grazie Presidente, un saluto al Sindaco, agli assessori, ai consiglieri e a chi ci sta ascoltando. In realtà è un punto che già avevamo trattato in Consiglio Comunale. Si tratta dell'approvazione della permuta di aree di proprietà comunali con aree di proprietà privata in prossimità della via Enzo Ferrari. Nel corpo della delibera viene rappresentata la problematica che negli anni 80 e negli anni 90 sono state occupate per la costruzione di 2 scuole, esattamente della Rodari e dell'asilo nido Patro, una porzione di area di proprietà privata, e non sono state mai attuate le procedure di esproprio. Oggi, su richiesta del proprietario a cui abbiamo sottratto quelle aree, ci si propone di fare una permuta per andare a chiudere questa vicenda, che può in qualche modo generare un contenzioso con il comune, nella quale proposta ci viene chiesta un'area antistante all'accesso della proprietà privata, su cui area già vi è una servitù di passaggio della stessa ditta. Quindi sostanzialmente ci viene proposta una sorta di transazione, dove l'allora area che è stata sottratta dal comune per la costruzione di 2 scuole oggi viene permutata con una area a ridosso della strada della proprietà privata. Transazione che eviterebbe un contenzioso da parte del comune, quindi il privato potrebbe citare per danno il comune. L'altra volta è stato rinviato perché ho chiesto all'avvocatura di mettere per iscritto se questo diritto, dopo un certo numero di anni, quindi ancora il privato poteva generare e pretendere un risarcimento dal comune. Nel parere dell'avvocatura, sostanzialmente lo leggo, l'occupazione abusiva dei terreni di proprietà della signora Pannuzzo configura un illecito a carattere permanente, con la conseguenza che non si è concretizzata alcuna prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dall'occupazione abusiva dei terreni di proprietà della suddetta signora. La prescrizione potrà eventualmente riguardare solo gli interessi per il periodo anteriore al quinquennio precedente la proposizione della eventuale domanda, ai sensi dell'articolo 29, 47, eccetera, eccetera. Quindi
il diritto di, diciamo, citarci per danno e richiedere danni dell'occupazione che allora fu fatta e quindi dell'acquisizione dei terreni ancora è, diciamo, un qualcosa che il privato può richiedere al comune. Quindi con questa permuta noi saniamo una situazione che si protrae per oltre 40 anni. Grazie. Grazie a lei, Assessore. Prego, collega Calabrese. Sì, grazie Presidente. Sindaco, Assessori, a me dispiace perché quando facciamo le comunicazioni poi non abbiamo la possibilità di replicare. Verrei meno al regolamento, io non voglio replicare adesso, però sarebbe da fare, dopo le accuse del sindaco, sarebbe da fare una replica, comunque. Vuol dire che la faremo a mezzo stampa, perché qua chi non è d'accordo col sindaco è viscido, insomma, ho ascoltato delle offese, sindaco, che sinceramente, insomma, potrebbe anche evitarle a volte. Prenda solo atto che c'è gente che non la pensa come lei, mica è un reato o è un'offesa. Non la pensa come lei sulla politica, qual è quella buona o qual è quella meno buona. Torniamo all'atto. Sono passati 30 anni, Assessore, e mi pare di aver capito che lei ha chiesto lumi all'ufficio legale del Comune di Ragusa e non c'è prescrizione in tutto questo. Prendiamo atto di questo, io credo, mi sembra una cosa strana, però va bene. Un'altra cosa però che volevo chiederle, questi 900 metri quadrati di terreno che cediamo rispetto ai 300 che riceviamo, con una ponderazione media di 5.000 euro sia ad acquistare che a vendere, nel senso, come permuta non ci saranno esborsi di denaro né introiti, ma in questi 950 metri quanti sono di terreno, non è che poi troviamo la possibilità che il privato vada a fare qualche edificio, ad edificare, a aumentare volumetria, ha possibilità di farlo in questi 900 metri di terreno che noi gli diamo? C'ha ancora, scusate colleghi, grazie, ha ancora possibilità di edificare? Se lei mi chiarisce questo passaggio, noi poi decidiamo come votare. Ci sono altri interventi? Prego, Assessore Giuffrida. Sì, consigliere Calabrese, in realtà il terreno è molto stretto e lungo, non so se lei ha visto la perimetria, e quindi diciamo che la possibilità di edificare è veramente resa difficile dalla geometria. Aspetti, mi faccio finire. Ho chiesto anche agli uffici di produrre il certificato di estensione urbanistica, così abbiamo chiaro tutti di cosa stiamo parlando. La maggior parte del terreno ricade su verde attrezzato e sport e viabilità. Una minima parte, proprio un lembo, perché in aderenza a sinistra c'è il turistico ricettivo, ricade proprio una strisciolina dei 900 metri quadrati, ricade in TR1. Quindi questa è la risposta che le devo do. No, non è, perché quando nella cartografia 2000 non c'è il limite della particella, quindi è proprio una strisciolina dove veramente il numero è veramente residuale. Non lo valutiamo noi, consigliere Calabrese, lo valutano i tecnici dell'ufficio, quindi se loro valutano che la permuta è equa e l'ha scritto in delibera, io penso che il problema non si ponga. Grazie. Benissimo, possiamo mettere in votazione la delibera? Prego, scrutatori, le ho nominati Criscione, Schinina e Firringieli. Firringieli non lo vedi in aula. Criscione, Schinina e Firringieli. Prego. Posso? Bennardo. Calabrese. Chiavola. Assente. Giurato. Caruso. La Porta. Ilardo. Currieri. Occhi Pinti. La Licata. Pasta. Mezzasalma. Mauro. Criscione.
Schirinà, Antoci, Podimani, Sortino, Battaglia, Firinceri, Zagami, Buscemi, Galifi, Bitetti, quindi so. 17 presenti, 14 favorevoli e 3 astenuti, l'atto è stato approvato. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, è presa d'atto del verbale numero 3 del 27/2/2024 della Commissione Tecnica Interna per la declassificazione di immobili rurali già classificati nel vigente PRG quali A2 e A3 e ratifica delle determine dirigenziali. Prego Assessore Giuffrida, vuole relazionare? Sì, grazie Presidente, in realtà è un atto tecnico, cioè nel senso che noi in un precedente Consiglio Comunale abbiamo predisposto una delibera dove consentivamo di correggere nel piano regolatore degli edifici che erroneamente erano stati classificati come A2 A3, ricordo a chi ci ascolta che gli A2 A3 sono quegli edifici indicati in rosso nel piano regolatore che sono vincolati per la storicità del fabbricato, quindi vincolati a 2-3 vuol dire che su questi edifici posso intervenire facendo interventi di manutenzione straordinaria, ma non posso intervenire con interventi di ristrutturazione totale prendendoci la famosa demolizione e ricostruzione. Nel precedente piano regolatore, quindi nel piano regolatore 2007, questi edifici erano stati indicati, ma in alcuni casi sono stati verificati sia dall'ufficio ma anche da una corposa documentazione fotografica da proprietari, non avevano le caratteristiche di edifici A2 A3, cioè di essere vincolati per la tipologia costruttiva con cui essi venivano rappresentati. E dunque in una delibera abbiamo proposto al Consiglio Comunale, e il Consiglio Comunale ha deliberato, la possibilità di rivedere questi edifici. Mediante una commissione tecnica questi edifici venivano valutati e dopodiché, se le caratteristiche erano tali da non essere giustificato il vincolo a 2 a 3, questi edifici ritornavano a essere semplici fabbricati di campagna rurali, e quindi dare la possibilità di una ristrutturazione totale e quindi anche con demolizione e ricostruzione. Perché è importante questo atto in sé? È importante perché così noi permettiamo tutti questi edifici che troviamo nelle campagne, che molto spesso vengono abbandonati perché il costo di un'eventuale manutenzione non è giustificato al fine di ottenere quello che il singolo proprietario voleva. Con questo invece delibera diamo la possibilità di edifici che non hanno nessuna caratteristica di valenza storica di poter essere ristrutturati e quindi ottenere anche con demolizione e ricostruzione corpi nuovi, quindi corpi non abbandonati ma che generano a tutti gli effetti possibilità di sviluppo e quant'altro. Mi riferisco non solo all'attività edilizia residenziale, mi riferisco anche all'attività turistico-ricettiva, che nel nostro territorio è molto ricercato in tal senso. Naturalmente, quando fu fatta questa delibera si lasciò al Consiglio Comunale la ratifica del verbale, quindi ogni verbale che viene redatto, e questo se ricordo bene è il secondo, il dirigente mi può confermare, il Consiglio Comunale è chiamato alla ratifica, quindi a prendere visione del verbale e quindi dare a tutti gli effetti, dare atto e ratifica di questo verbale. Nel caso specifico la Commissione ha valutato tre proposte di rimozione del vincolo a 2 a 3 e solo una delle tre avevano le caratteristiche tali da poter giustificare la rimozione di questo vincolo. Nel verbale è allegata la relazione tecnica dove si dicono e si motiva anche la scelta del fatto di non aver rimosso i vincoli o di averli rimossi. Quindi oggi il Consiglio Comunale ne prende atto con la ratifica di tale verbale. Grazie. Grazie a lei, Assessore. Ci sono interventi su questa deliberazione? Non essendoci interventi, mettiamo in votazione l'atto. Prego, Segretario.
posto. Bennardo, Calabrese, Chiavola, Jurato, Caruso, non c'è, La Porta, non c'è, Ilardo, Gurrieri, Occhi Pinti, La Ligata, Pasta, Mezzasalma, Mauro Criscione, Schirinà, Antoci, Podimani, Sortino, ok, Battaglia, Firrinceli, Zagami, Buscemi, Galifi e Bitetti. Bitetti? Bitetti. Ok, 18 all'unanimità. 18 presenti, 18 voti favorevoli, l'atto è stato approvato all'unanimità. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, che è un atto di indirizzo per la concessione dell'aula consiliare quale luogo di incontro, confronto e progettazione della Ragusa del futuro per bambini fino a un massimo di 24, ovvero gli adulti del domani. Con la presenza della giunta comunale è un ordine del giorno presentato dalla collega La Ligata e altri tre colleghi, se ne vuole, grazie, vuole esporre, presidente. Prego. Certo, l'ho discusso con la assessore Chiatepasta e Giovanni Gurrieri. Allora, parte dalla considerazione dell'importanza del coinvolgimento dei bambini che saranno gli adulti di domani nella progettazione della Ragusa del futuro, affinché possano elaborare proposte per migliorare la città in cui vivono, proponendo soluzioni e problemi che li riguardano e apportando il loro contributo. Considero fondamentale l'importanza di coinvolgere e far conoscere agli adulti di domani le previsioni di sviluppo della città di Ragusa, con lo scopo di educarli ad essere cittadini protagonisti della propria città. Pertanto propongo al Consiglio Comunale di ospitare in aula consiliare, quale luogo di incontro per esprimere le loro opinioni, confrontare le loro idee, discutere liberamente nel rispetto delle regole, fino ad un massimo di 24 bambini, i quali alla presenza della giunta affronteranno mediante question time i seguenti temi: lo sviluppo del centro storico, la sicurezza urbana, l'inclusione, l'istruzione, le infrastrutture e il verde pubblico. Sarà pubblicato un avviso sul sito istituzionale del comune di Ragusa al fine di individuare i bambini che parteciperanno alla seduta. Grazie. E saranno prese in considerazione le prime 24 domande pervenute e successivamente stilato un elenco di bambini supplenti che parteciperanno in caso di rinuncia da parte dei 24 bimbi individuati. Grazie. Grazie a lei. L'assessore Pasta vuole intervenire, prego. Buonasera Presidente, assessori, consiglieri. Ringrazio la consigliera La Ligata perché ha sempre un occhio molto attento per quanto riguarda i bambini e l'istruzione, è sempre molto presente. Quindi quando ci ha proposto la possibilità di fare questo incontro con un gruppo di bambini perché possono quindi avere quindi il role playing, quindi essere dei consiglieri insieme agli assessori, abbiamo subito quindi condiviso questa idea che ci è sembrata molto carina, insomma, da portare avanti. Quindi sicuramente far partecipare quindi i bambini, come già fanno, perché spesso vengono in quest'aula consigliare a incontrare il sindaco e quindi a parlare di problematiche della città, fare questa attività in una maniera più strutturata, quindi dove loro realmente andranno a rappresentare i consiglieri e noi assessori quindi risponderemo alle loro domande, ci è sembrata una bella iniziativa da mettere in campo, quindi non vedo perché non avvalorare questa idea. Tutto qui. Grazie assessore. Prego, collega, cioè assessore Gurria, no collega. Grazie presidente. L'attività del Consiglio Comunale credo che si debba svolgere in questo modo, per essere proprio propositivi e non cercare di aizzare discussioni inutili che non servono poi nulla sostanzialmente nella vita quotidiana della città. Ringrazio il consigliere La Ligata perché ne abbiamo parlato proprio per la redazione di questo punto. Ha inserito proprio come atto propositivo il confronto con gli studenti e le scuole, quindi i ragazzi delle scuole,
parlando di centro storico, se c'è un punto che è di fondamentale importanza proprio per la rinascita e l'elettrizzazione del centro storico, è quello di far conoscere quali sono, quali sarà, quali saranno i punti e qual è l'idea di centro storico che viene oggi per far sì che tutti i piani e la progettazione che c'è possa essere già messa a loro nella possibilità di conoscerla. Quindi complimenti, perché lo spirito di attivazione, lo spirito di collaborazione è proprio questo. Grazie, c'era il consigliere Firingieri che voleva intervenire, prego. Sì, grazie Presidente. Naturalmente lodevole l'iniziativa della collega Lalicata, che tende a sensibilizzare i nostri bambini anche nei confronti dell'istituzione, insomma venire a partecipare a una seduta di consiglio comunale e all'interno proprio della nostra aula è certamente qualcosa che per loro sarà un'esperienza indimenticabile. Parlavo con la collega pensando ad un'altra iniziativa che potrebbe, insomma, nascere da tutto il consiglio comunale per eleggere il sindaco dei bambini, e quindi questa potrebbe essere anche una bella iniziativa. Ma attenzione, questa che potrebbe sembrare un'esigenza da parte anche di un genitore, perché la collega Lalicata è un genitore di bambini e quindi ha una di bambina piccola e quindi ha una sensibilità verso questa platea di nostri piccoli concittadini, diventa quasi invece un'esigenza anche dei ragazzi più grandi. E io, caro Presidente, mi permetto di chiederle anche una cortesia, anche di individuare il momento più opportuno, perché essendo anche presidente del consiglio di istituto del liceo Fermi di Ragusa, è venuta fuori l'esigenza tra i ragazzi che stanno facendo taluni progetti di educazione civica di partecipare ad una seduta di consiglio comunale. Questo naturalmente sarebbe semplice laddove non ci fossero dei pendolari. Quindi per questo o organizziamo una seduta, ecco perché dico di pensare a un momento anche mattutino di una seduta magari ispettiva o con degli ordini del giorno tranquilli, perché poi non vorremmo che i ragazzi tante volte partecipassero a certi sbotti. E allora non lo so se, Presidente, ne possiamo fare anche oggetto di discussione in una capigruppo, proprio per agevolare una circostanza del genere, quindi attivarci per una seduta di consiglio comunale in seduta mattutina. Quindi questo lo dico, ovviamente neanche a dirlo, siamo totalmente favorevoli all'atto di indirizzo della collega. Grazie. Grazie a lei. Ha chiesto di parlare la collega Mezzasalma, prego. Grazie Presidente, salve a tutti, giunta, colleghi consiglieri e chiunque ci stia seguendo. Io volevo ringraziare la consigliera Oriana Lalicata, che da subito ha coinvolto me e il mio collega Sortino, parla anche a nome suo, per questo importante progetto. E tra l'altro, come lei ha già precisato, è importante coinvolgere gli adulti domani in quello che è la gestione, l'importanza, comunque la solidarietà. Tra l'altro cade a pennello anche in un momento importante che è quello del verde pubblico, dell'igiene, quindi penso si possa anche coinvolgere nell'importanza del rispetto dell'ambiente, perché spesso mi capita di vedere magari tanti ragazzi raggrupparsi e poi magari fare poca attenzione ai rifiuti, quindi può essere una bella iniziativa per sensibilizzare sin da subito i più piccoli al tema dell'importanza del rispetto dell'ambiente, ma comunque ci sono tantissime tematiche su cui si può lavorare. E dare loro voce e farli parlare e ascoltare le loro idee. E nulla, quindi volevo ulteriormente ringraziare la collega e gli assessori competenti dei vari rami. Grazie. Grazie a lei. Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione l'atto di indirizzo. Prego, segretario. Grazie Presidente. Bennardo, assente. Calabrese, assente. Chiavola, assente. Iurato, Caruso, assente. La Porta, assente. Ilardo, Gurrieri, Occhipinti, Lalicata, Pasta, Mezzasalma,
Mauro assente. Criscione. Schinina. Antoci. Podimani. Sortino. Battaglia. Firrincelli. Zagami. Zagami assente. Buscemi. Galifi. Bitetti. Va bene, l'unanime. Diciassette presenti, 17 voti favorevoli, l'atto di indirizzo è stato approvato. Passiamo al quarto punto, che è l'atto di indirizzo per il pacchetto centro storico, presentato dal collega Bidetti. Prego, collega. Grazie, Presidente. A seguito di una raccolta firme organizzata da Fratelli d'Italia nei quartieri del centro storico superiore, Ecceomo, Piazza San Giovanni, Piazza Cappuccini, Carmine Putie, anche mediante il supporto di piattaforme telematiche dedicate, al fine di chiedere azioni che promuovano maggiore sicurezza, legalità e decoro e più in generale contrasto al decadimento dello stesso, chiediamo che il Consiglio Comunale impegni l'amministrazione ad attuare i seguenti punti di seguito elencati. Promozione di un piano di legalità che si basi su controlli capillari nei confronti dei residenti in centro storico, perimetrando e individuando le zone più sensibili. Tali controlli dovranno essere effettuati mediante una duplice azione di carattere amministrativo e operativo. Incrocio dei dati in possesso dell'ufficio anagrafe e dell'ufficio Tari, in particolare per quanto riguarda i cambi di residenza e le nuove dichiarazioni di residenza, oltre alla promozione di protocolli d'intesa con altri enti pubblici e società erogatrici di servizi, come Agenzia delle Entrate, NLGEA, al fine di verificare quali immobili siano occupati, a che titolo e che la regolarità con il pagamento sia completa. Effettuazione di controlli mediante utilizzo della polizia locale e di società specializzate per censire gli immobili individuati anche, ma non solo, in zone specifiche del centro, al fine di verificare, dando seguito al primo punto, da chi e da quante persone sono occupati e se sono o meno presenti i mastelli segnalando eventuali situazioni di non regolarità. Tali controlli sono finalizzati al contenimento del fastidioso fenomeno dell'abbandono dei rifiuti per le vie del centro, che oltre a deturpare la città, che chiaramente si presenta sporca agli occhi dei cittadini onesti e dei turisti, determinano una grave perdita per le casse dell'ente comunale. Organizzare una presenza attiva e costante di pattuglie di polizia municipale in centro storico che siano operative e deputate a scoraggiare e contrastare attività criminose, soprattutto durante le ore notturne, anche mediante azioni e protocolli di intesa opportunamente identificati e concordati in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Tale presenza deve essere finalizzata al contrasto di fatti delittuosi e al rispetto delle norme vigenti in ambito di pubblica sicurezza e delle ordinanze sindacali emanate, tipo l'ordinanza antibivacco. Attuare e rendere pienamente operativo il protocollo d'intesa sul controllo di vicinato firmato nel 2017 dall'allora sindaco Piccitto e la prefettura di Ragusa, teso a rafforzare la collaborazione tra prefettura, forze dell'ordine, comune e società civile. Nel febbraio del 2017 veniva infatti firmato un protocollo d'intesa per l'attivazione del cosiddetto controllo di vicinato, un interessante progetto finalizzato alla creazione di una rete di solidarietà e di vigilanza dei quartieri della città, con l'individuazione di coordinatori che dovrebbero mantenere il contatto con le forze dell'ordine e il comune, al fine di costituire un presidio di legalità e di sicurezza in città. I coordinatori dovrebbero raccogliere le segnalazioni dei cittadini, interessando direttamente le autorità preposte. Stipula o promozione, mediante convenzioni, in collaborazione con gli operatori commerciali dei quartieri interessati, di appositi contratti con agenzie di sicurezza specializzate che si occupino di rendere sicuri i luoghi della movida. Il Comune dovrebbe in tal senso promuovere dei tavoli di concertazione con i commercianti e in quella sede stabilire l'entità dell'intervento economico di pertinenza o in subordine dello sgravio dal pagamento di alcuni tributi per le spese sostenute e documentate che vadano in quella direzione. Grazie Presidente, ho finito. Grazie a lei l'assessore Currieri, prego. No, no, signor,
No, no, prego, vuole intervenire? Ma... Allora, mi ha chiesto di, parlare l'assessore Currieri, però nulla. No, ma allora prego, prego. No, 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 no. Prego. Ma io non ho nessun timore a fare il mio intervento. Perfetto. Piasso. No, io non l'ho vista prenotata. Il presidente dice ci sono primi interventi. Però... Io non l'ho vista prenotata. Assolutamente, perché lei non ha visto la mia mano, perché ormai no. C'è la mano. Ah. C'è la mano, ero fuori posto. Vabbè, mi ha visto tra i banchi della maggioranza e c'è qualcuno che prende antistamina. Prego, prego. Per questo. Allora, naturalmente l'atto di indirizzo del collega Bitetti è certamente condivisibile perché naturalmente si fa promotore di tantissime azioni che abbiamo richiesto negli anni, tra l'altro una parte riprende pure quello che è stato ritirato dai colleghi, dai quattro colleghi di maggioranza, quindi sulla questione di incrociare le utenze e perciò ha delle affinità con quello che chiediamo da tantissimo tempo, perciò perché esservi contrari? Assolutamente, lo ripeto, come avremmo votato in maniera positiva quell'atto, ovviamente siamo d'accordo anche su questo, perché sono tutti punti, tra l'altro anche il terzo punto che parla di controllo di vicinato, che con una delibera dell'amministrazione 5 Stelle naturalmente veniva approvato nel 2017. Ci sono già degli elementi che sono comuni all'azione di questa amministrazione e che vanno naturalmente verso la tutela dei nostri cittadini, verso un'equità nei confronti del pagamento della tassa della Tari, e quindi un atto di indirizzo che va in favore della città e dei cittadini che meritano di essere rispettati, e perciò quando si parla di rispetto, quando si parla di benessere dei cittadini, quando si parla di tranquillità legata alla sicurezza dei cittadini, naturalmente non ci si può che trovare d'accordo. E quindi ora, attendendo quelle che sono le dichiarazioni dell'assessore al centro storico, naturalmente ci riserviamo eventualmente un secondo intervento. Grazie. Altri interventi, colleghi? Prego, assessore Currieri. Grazie Presidente. Allora, in merito al punto, consigliere Bitetti, la situazione centro storico non è una questione che ovviamente si risolve con una nuova raccolta firme. Lei conosce i banchi della Giunta sicuramente meglio di me per la sua esperienza. Ritengo che sia un processo che oggi, la risultante di un processo che oggi possa annotare diversi anni, anzi forse ormai almeno due o tre decenni, di una situazione che ha cambiato il volto della nostra città, è una situazione comune con altre amministrazioni locali, una situazione che, diciamo, che la vita nei centri storici è ormai, diciamo, anteposta alla periferia, si preferisce vivere altri luoghi. Però leggendo il vostro atto di indirizzo, già la volta scorsa, seguendo anche le riunioni che da un anno e mezzo, da quasi un anno e mezzo riusciamo a fare all'interno della maggioranza, ma la cosa più importante degli incontri che si fanno fuori dall'aula consiliare, fuori dalla giunta e fuori dagli assessorati, ed è giusto che io risponda a questo atto con una serie di iniziative che ho avviato e che abbiamo avviato in sintonia non solo con il sindaco, ma in sintonia con il settore ambiente, con i tributi, con i servizi sociali, con i lavori pubblici, cioè con tutti i settori che a loro modo si interessano e si interfacciano col centro storico.
proprio in quest'aula qualche mese fa, quando abbiamo portato il piano spesa, abbiamo iniziato a parlare di decoro urbano. Per la prima volta all'interno della legge 6181 si parlava di decoro urbano, proprio stanziando delle somme per contrastarlo. Abbiamo ottenuto fonti di finanziamento per più di 500.000 euro per la videosorveglianza del centro storico, per il rafforzamento della centrale operativa, per quanto riguarda le telecamere date in dotazione agli uomini e alle donne della Polizia Municipale. È in essere un piano assunzionale, questo sia doveroso ricordarlo, insieme alla Polizia Locale. Forse siamo tra i pochissimi comuni che in meno di 18 mesi abbiamo assunto più di 15 agenti di Polizia Locale, mi riferisco anche con le prossime assunzioni. Abbiamo proposto abbiamo creato un fondo per l'incentivazione della residenzialità in centro storico per i giovani, strumenti che ritengo di necessaria importanza, perché senza vita, senza residenzialità in centro storico non si può parlare, potremmo parlare solo di controllo, solo di una città fantasma, di una città che non esiste. Per cui il primo punto è quello di incentivare la residenzialità. Prima battuta, con il piano della rigenerazione urbana che stiamo curando insieme a massimi esperti in ambito di centri storici, e così, tra l'altro, colgo l'occasione per invitare tutti quanti, e mi dispiace, Presidente, che sia i consiglieri di opposizione che anche qualcuno di maggioranza non ha partecipato a queste attività, perché se si partecipasse a queste attività potreste tutti conoscere quello che si sta facendo. E allora anche proseguiamo con il contributo che sarà dato per l'edilizia privata in centro storico, che proprio tra qualche settimana porteremo in Consiglio Comunale. Potrei fare un elenco, consigliere Bitetti, consigliere Fitincelli e tutti quanti, che non finisce mai. I controlli, tra l'altro, ormai quest'anno, poi non so se può intervenire anche l'assessore Iacono, dal 1 agosto il controllo incrociato lo fa l'ufficio Anagrafe automaticamente. Con l'ambiente abbiamo avviato un progetto intersettoriale proprio per andare a rafforzare il corpo di polizia ambientale, visto che proprio dal 13 di agosto è iniziato anche un corso per loro per quanto riguarda l'utilizzo di fotocamere e killer, quindi per il contrasto all'abbandono di rifiuti. Così come prova ne è che c'è in corso anche un controllo insieme all'ASP per quanto riguarda la verifica delle condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni in centro storico. Qualche settimana fa, consigliere Bitetti, un sindaco di cui nutro veramente stima, perché è un sindaco che riesce ad amministrare molto bene la sua città per la passione politica che mette, si chiama Mario Conte, il sindaco di Treviso, sicuramente non appartiene alla lista civica come la mia, e ha chiesto al governo di aiuto affinché il suo centro storico possa essere garantito e possa essere aumentata la percezione di sicurezza. E allora, in questo atto di indirizzo che lei e il suo gruppo e il suo partito politico sottopone alla nostra giunta, al nostro consiglio comunale, noi dobbiamo lavorare proprio sulla percezione della sicurezza. C'è gente che ha vissuto la nostra città, che sta analizzando la nostra città, e la percezione di sicurezza è completamente sballata, è una percezione di sicurezza che non è in linea con quello che è ciò che avviene. Facevo riferimento proprio al sindaco di un comune diametralmente opposto al nostro, e sicuramente non a Meridione ma a Settentrione, perché tutti gli organi di governo, si parla della Polizia Municipale, con immenso sforzo, che dobbiamo ringraziare quotidianamente, riesce ad essere presente non solo attraverso il presidio del centro storico. Qualcuno mi dirà: avete fatto il presidio del centro storico? Comunque non c'era prima di 16 mesi fa un presidio del centro storico che riesce a coprire anche le ore serali fino alle 22, insieme anche alle altre forze. Però c'è un dato di fatto: noi dobbiamo chiedere e dobbiamo farci portavoce affinché le forze dell'ordine, gli enti di governo possano assicurarci maggiore presenza, affinché possa esserci un contatto con il vicinato. Il protocollo è un protocollo che aveva una durata triennale, ma condivido con lei, perché lo abbiamo già fatto, e possiamo rafforzare di più il coinvolgimento non solo del vicinato
o dei quartieri, ma anche di voi consiglieri. Per questo, se siete d'accordo, Presidente, io chiedo un minuto di sospensione, comunque qualche minuto di sospensione, così proponiamo una nostra, a seguito di quello che ho detto, di una nostra versione dell'atto, lo sottoponiamo anche ai capigruppo e lo metteremo in voto. Prima della sospensione, che ovviamente sarà fatta, volevo intervenire dopo la sospensione. Allora, prego, scusi. Prima o dopo? Dopo la sospensione? Cioè, prima vuole intervenire? Prego, allora intervenga, prego. Grazie Presidente, consiglieri, assessori, il sindaco non c'è. Su un argomento così importante, non avere la presenza del sindaco mi preoccupa, perché probabilmente il sindaco crede che la città brilla in sicurezza, perché se è rimasto qua a discutere di, come dice lui, di futili motivi che non riguardano la politica, questo è un argomento che riguarda la politica, soprattutto la politica locale, ma io il sindaco non lo vedo. Ascolto invece l'assessore che con un giro di parole chiede la sospensione, ma nel frattempo dice al collega consigliere di Fratelli d'Italia: dillo al tuo governo di darci una mano. Cioè, assurdo, allucinante, cioè, veramente, cioè, ascoltare l'assessore che dice al consigliere di Fratelli d'Italia che il sindaco di Treviso ha detto al governo nazionale darci una mano, vuol dire a Bidette: è inutile che lo mandi a noi l'atto di indirizzo, rivolgiti alla Meloni. Allora, rispetto a tutto questo, è davanti agli occhi di tutti che la città non è in sicurezza, che il centro storico ha grossi problemi, che è invivibile e c'è il coprifuoco dopo che fa buio, dopo che tramonta il sole, se non anche prima, e che è un problema che c'è e c'è da qualche anno, non da 30 anni come dice l'assessore, da qualche anno, da un po' di anni. Anche negli anni in cui governava appunto il Movimento 5 Stelle, di cui poi hanno fatto delle scelte che riguardano, così come leggo io al paragrafo 3, il controllo di vicinato, ed è l'unico punto in cui noi come Partito Democratico non siamo d'accordo sul controllo di vicinato, ovvero sia il controllo di vicinato non lo chiamiamo con il proprio nome, ovvero una sorta di ronda che i cittadini devono farsi carico di andare a, non so, andando a denunciare alcune situazioni, ma soprattutto di andare ad individuare dei coordinatori. Non so come si individuano i coordinatori, che facciamo? Un'elezione, una nomina, un avviso? Quindi il coordinatore, che poi deve rapportarsi con gli organi preposti al controllo e alla sicurezza, con i cittadini che devono collaborare, io la vedo come una sorta di percorso non condivisibile, almeno secondo la politica che noi vogliamo praticare, la vogliamo praticare sul livello nazionale e anche sul livello locale. Quindi noi siamo d'accordo su tutto, e soprattutto siamo e ringraziamo la Polizia Municipale, le forze dell'ordine per quello che fanno, anche perché i numeri sono risicati, nonostante le 15 assunzioni, e nonostante le 15 assunzioni della Polizia Locale ci sono anche carenze di organico in tutte le altre forze dell'ordine, che conoscendoli sono persone che girano e che incontriamo quotidianamente, hanno grosse difficoltà anche a coprire i turni. Allora, rispetto a tutto questo, se avete deciso di fare una sospensione, noi lo condividiamo in tutto. Ripeto, l'unico passaggio che non condividiamo è questo qua di dare responsabilità, nominare, cercare coordinatori tra la gente, che poi ripeto, volgarmente una volta si chiamava conferente, no? Cioè quello che poi si rapporta con le forze dell'ordine, che gli confida le cose che succedono nel quartiere. No, non è una forma istituzionale democratica. Questo è un lavoro che devono fare soprattutto la Polizia Municipale, e io credo che lo possa fare tranquillamente. Per il resto,
la pensiamo esattamente come il collega Bidetti, viviamo un momento di difficoltà, viviamo un momento di difficoltà che l'assessore ha tentato in tutti i modi giustificare, dicendo addirittura che ci siamo spesi perché con la legge 61-81 abbiamo trovato soldi per il decoro, parla di videosorveglianza, che questo è detto, che è assolutamente evanescente o comunque non sufficiente, ce ne vorrebbe molta di più. E poi parlava di residenzialità nel centro storico, dopo che avete promosso questa iniziativa della residenzialità nel centro storico, giovani o meno giovani, magari poi ci rapporta e ci dice quali sono i numeri delle persone che si sono trasferite al centro storico. Allora, rispetto a tutto questo, quando si parla di queste cose, assessore, prima bisogna mettere mano agli strumenti urbanistici, vice sindaco, prima bisogna mettere mano al piano particolareggiato del centro storico, perché lei non troverà nessuno che si trasferisce al centro storico se gli standard abitativi non sono moderni e sono quelli che ci sono attualmente, non sono assolutamente applicabili. Quindi bisogna mettere mano a uno strumento urbanistico, fare un piano particolareggiato che speriamo lo si faccia subito dopo il piano regolatore generale. Diversamente, intanto gestiamo quello che c'è, ovvero un momento difficile dove trovare oggi un ragusano nel centro è veramente difficoltoso dopo un certo orario. Una città, un centro storico assolutamente morto e abbandonato, totalmente buio, triste, triste. Io sabato sera sono stato a Modica, cioè impressionante quello che c'era al centro storico di Modica, impressionante. Noi, come? C'hanno un centro storico solo, ma anche 30 anni fa noi avevamo 3 centri storici, no? No, lei mette San Giacomo come centro storico, no? Allora, Presidente, non cercate di giustificare, qua la colpa non la stiamo dando alla HSI, qua c'è un problema che noi tutti, classe dirigente, classe politica, siamo riusciti nell'obiettivo di azzerare il centro storico di Ragusa, che oggi purtroppo io, se dovessi dire quello che penso, è veramente difficoltoso riportarlo come era una volta, veramente difficoltoso, perché oggi la città si è spostata soprattutto nella parte ovest, dove non ci sono punti di aggregazione, dove ci sono i supermercati. Io mi incontro con le persone ai supermercati, facciamo la spesa e ne mettiamo a parlare, no, è questa, la città veramente non ha un'anima. Allora, rispetto a questo qua, quantomeno mettiamoci una pezza sulla sicurezza, no? E l'ordine del giorno, l'atto di indirizzo, cos'è, che presenta Fratelli d'Italia, che sicuramente non la pensa come me in politica, ma è assolutamente, tranne quel pezzo che io dicevo, è assolutamente condivisibile. Sforziamoci, perché se c'è veramente l'interesse e l'intenzione che diceva il sindaco prima di portare avanti la collaborazione in questo civico consesso, io credo che questo sia un ordine del giorno che vada votato. Grazie. Possiamo sospendere perché... No. Però questo è il suo secondo intervento. Anche riguardo a questo, però dai, vi faccio parlare. Prego. Prego. Assessore, nel mio atto di indirizzo io non ho sfiorato minimamente qualche sua inadempienza. Ho semplicemente integrato quello che pensavo che potrebbe essere utile al suo lavoro, che ho letto in questi giorni sul giornale, e quindi è un'integrazione piccola a quello che lei già fa. Allora, possibile, perché lei parlava di fotocellule, io non ho parlato di fotocellule, lei parlava di, io parlavo di collaborazione con le strutture della Movida, lei parlava di ristrutturazione, cioè lei ha fatto tutta una serie di, come dire, ha snocciolato tutta una serie di interventi che lei sta facendo sui centri storici, ma che, dei quali in comune con questo non c'è nulla. Questo è soltanto un'integrazione a quello che lei sta facendo, e può darsi che dia una piccola mano d'aiuto a quello che lei sta facendo. Allora, se questo già depone per essere offensivo al punto da doverlo ritirare per concordare e cambiare magari l'impostazione letterale, ma dico, ma è possibile
Questo sa cosa si chiama, come si chiama, caro assessore Burriere? Si chiama mortificare le persone, mortificare le idee. E dopo che il sindaco ha detto che invece qua noi garantiamo l'accettazione e la valutazione delle idee al di là dello schieramento, ma soprattutto sulla sostanza, ma è possibile che dopo due mesi in cui mi avete fatto saltare sto benedetto, sì vabbè, lui è naturalmente il santo che il quale stavamo entrando, e poi lei, ma lasciarci perdere, non lo racconto quello che ha fatto il secondo giorno di chiamata. Quindi assessore, ripeto, non mi chieda di fare la sospensione per concordarla. Questo è un atto di indirizzo che non toglie nulla al lavoro che lei sta svolgendo, che spero che negli anni possa dare dei buoni risultati, e che integra in piccola parte con degli interventi piccoli che noi abbiamo chiesto, però, perché dice lei pensa di, mi ha chiesto se io penso di poter risolvere i problemi andando a parlare con la gente. No, perché comunque il gruppo statistico è sempre piccolo, no? Lei lo sa quali sono le leggi della statistica. Il gruppo deve essere vario, ma corposo. Noi abbiamo raggiunto quelli che abbiamo potuto raggiungere, e quelli che abbiamo raggiunto ci hanno consigliato di fare anche queste cose. Lo stiamo presentando, lo stiamo offrendo ai consiglieri e alla giunta, e non intendo, se lei intende bloccare tutto quanto, andare a discutere, modificare, cambiare le parole, me lo dica chiaramente e io lo ritiro. Grazie. Grazie. Ma con Fratelli d'Italia, con la gestazione Fratelli d'Italia. Domani sul Corriere della Sera, io penso. Benissimo, l'assessore ha chiesto una sospensione, sospendiamo per 5 minuti e poi ci rivediamo in aula.
Colleghi, riprendiamo il Consiglio Comunale dopo una breve sospensione, breve tra virgolette. Riprendiamo il Consiglio Comunale con il quarto punto all'ordine del giorno, che così come testé spiegato dal collega Bidetti è ripreso ovviamente dall'assessore Gurrieri. Dunque possiamo mettere in votazione? No, vabbè, lo spieghiamo, si spiega con il voto la sospensione. Se c'è... Sì, se l'assessore vuole intervenire, non lo so, come vuole fare lei. Presidente, intervengo perché abbiamo chiesto alla conferenza dei capigruppo di modificare l'atto, proprio perché anche su quello che dice il consigliere Bidetti, perché poi le iniziative in merito a decoro o a controllo che sono in capo all'amministrazione sono tutte già avviate, e lo sa il Consiglio Comunale, lo sappiamo, lo sanno i vostri rappresentanti dei partiti in Commissione Centri Storici, cosa vuol dire redigere un piano, un regolamento per il decoro urbano e il centro storico e quant'altro. Però su un punto siamo d'accordo ed è giusto che anche chi è presente in aula venga messo a conoscenza. Il valore e la percezione della sicurezza nel centro storico, le dicevo prima, consigliere Bidetti, deve cambiare. La sicurezza, la pubblica sicurezza, perché spesso si fa confusione, lo dico anche ai presenti in aula, che quando viene la foga dei comunicati stampa si parla di sicurezza. La sicurezza deve anche essere svolta da chi è deputato a fare sicurezza. Non è che dobbiamo adesso parlare di cose che non di ruoli che devono adempiere persone che non sono, non svolgono quel lavoro per farlo, però stiamo cercando di crescere anche in termini di polizia locale per affiancare le forze dell'ordine e creare anche degli strumenti affinché sia le forze dell'ordine che la polizia locale possano lavorare nel migliore dei modi. Sulla sicurezza siamo tutti d'accordo, facevo anche riferimento a un sindaco di una città che è opposta alla nostra. Allora noi dobbiamo chiedere insieme a tutto il Consiglio Comunale se volevamo fare un atto. Lei si è alzato dicendo che non condivide la nostra proposta, la ribadisco al Consiglio Comunale. Noi vogliamo porre un atto che possa essere discusso con gli enti e con gli organi preposti affinché, così come viene chiesto espressamente da tante altre città, allora le risorse umane che possono garantire la pubblica sicurezza vengano implementate, vengano rifocillate, perché quella allora è una necessità, perché tutto quello che avviene, per quello che vi ho detto, anche per la percezione di sicurezza, perché avete utilizzato due parole importanti, la percezione di sicurezza, perché la spazzatura sulla strada non è una percezione di sicurezza, il controllo ne dobbiamo andare a fare, ma sulla percezione di sicurezza, sui controlli degli affitti, noi possiamo farlo solo se abbiamo una struttura, la struttura comunale lo sta facendo, però poi tutto quello che avviene la sera non lo può fare la polizia locale, non lo può fare da solo. Se lei fosse al mio posto risponderebbe allo stesso modo, non lo può fare l'amministrazione comunale da solo, lo deve fare l'amministrazione comunale per quello che riguarda l'amministrazione comunale, ma poi sono gli enti e il governo e tutti gli altri enti intermedi che devono aiutarci a garantire pubblica sicurezza. Quindi questo è l'atto che le ripropongo, se vuole lo possiamo scrivere insieme, lo possiamo scrivere insieme con tutti i gruppi, e di conseguenza lascio poi alla votazione al Presidente. Se non ci sono altri interventi possiamo mettere in votazione l'atto di indirizzo. Lei lo mantiene questo? Mantiene questo? Benissimo. Grazie Presidente. Bennardo? Ah, no, scusi. C'era il collega Calabrese per dichiarazione di voto, collega. No, perché il secondo intervento già è stato fatto. Ora si era chiuso. Sì, ho capito, collega Calabrese, però non è che il secondo intervento lo può fare per dichiarazione di voto. Siamo alla dichiarazione, infatti lo stiamo mettendo in votazione. No, collega Calabrese. Sì, ho capito. No, il consigliere Bidetti ha fatto il secondo intervento, dopodiché abbiamo chiuso il secondo intervento e abbiamo fatto la sospensione. Ora c'è dichiarazione di voto. Prego. Grazie Presidente. Assessore Gurrieri, il mio non voleva essere un atto di scortesia nei suoi confronti, però le confesso che sono rimasto assolutamente allibito quando avete voluto fare una riunione di quasi mezz'ora
per discutere su un atto di indirizzo che non entrava nel merito degli interventi che lei e tutta l'amministrazione avete fatto, ma che andava in maniera, come dire, andava ad affiancare con alcune valutazioni che a noi sembravano giuste e che fra l'altro delle quali dobbiamo anche rispondere un po' a coloro i quali, quei pochi o molti che hanno partecipato ai nostri incontri e che ci sembrava giusto quindi di mantenere quella linea. Questo non sposta assolutamente nulla, non toglie nulla al vostro prestigio, perché ho la sensazione che tutto questo sia nato per il fatto che in qualche modo sta cosa doveva essere concordata con la maggioranza. Ma se il sindaco ha detto chiaramente che si accetteranno le idee, se buone, a prescindere da chi viene e da quale ideologia viene, ma perché non date dimostrazione che questa è una cosa vera? E invece si è fatto una riunione di mezz'ora della maggioranza, di 5 minuti dei capigruppo, per discutere un atto di indirizzo che alla fine vuole semplicemente dare la speranza ai nostri concittadini del centro storico di un miglioramento della percezione di sicurezza. Per voi questa è una cosa scandalosa, ma che cosa ci posso fare? Io penso che sia una cosa che affianca il grande lavoro che state facendo e che nessuno vi toglie, se questa è una paura di diminutio capitis. Non è così. Dopodiché, se lei mi consiglia di tentare di aumentare le forze dell'ordine, io ho un appuntamento con Giorgia Meloni. Spero che lo confermi, perché sarebbe una cosa bella per quanto mi riguarda. Sì, grazie Presidente. Mezz'ora di sospensione praticamente è servita a nulla, perché la linea è sempre quella. Se presenta la minoranza, di qualsiasi colore sia, comunque gli atti vanno o stravolti o bocciati. Ora, in un ordine del giorno, un atto di indirizzo qua, dove c'è una raccolta di firme, dove Fratelli d'Italia è andato in piazza a raccogliere le firme, dico, si può proporre lo stravolgimento di tutto questo? Magari un ritocco, qualcosa? Assessore, lei ha preso un foglio e l'ha portato al consigliere Biretti nella riunione dei capigruppo ed era riscritto, tant'è vero che il consigliere Biretti non l'ha voluto nemmeno leggere, ha fatto bene, perché innanzi a una questione come questa, importantissima, la sicurezza, no? Siete andati a guardare e a mortificarvi perché c'era qualcosa che voi fate e invece qua c'è scritto che non la fate. Allora, l'idea, un atto di indirizzo, cioè ha ragione il collega Biretti, cioè che cosa mortifica la condotta di un'amministrazione? Cioè qua avete votato un atto di indirizzo su Piazza Fonte, sulla riqualificazione e l'illuminazione artistica su Piazza Fonte. Non avete fatto nulla, erano passati già 7 mesi, nulla! Allora, gli atti di indirizzo tante volte li votiamo anche per cercare di dire qual è l'idea di un partito politico. Oggi voi avete deciso, è stato bravo il sindaco a vincere questa elezione, ma voi avete deciso, ci sono messi in fila, il 65% del voto nazionale, ci sono nazionale, sì, no? E abbiate un po' di rispetto per il 65% del voto nazionale. Perché io qua potrei fare politica, no? E dire che sono contro la proposta dei Fratelli d'Italia. C'è un passaggio che a me non piace. Va bene? Il passaggio del coordinatore che fa comprende, a me non piace. Però se c'è la necessità di votarlo, io lo voto. Se questo serve a garantire maggiore sicurezza al centro storico. E voi invece che fate? No, siccome la posizione è della minoranza, o lo stravolgiamo o lo bocciamo. Sindaco, questo non mi fa onore. Stiamo parlando di sicurezza e io credo che qualsiasi cosa si faccia per la sicurezza del centro storico, credo che sia qualcosa di positivo. Avete deciso, non so se avete deciso di bocciarlo, magari un sussulto di dignità del Consiglio Comunale rispetto a quello che ha deciso l'assessore Guerrieri assieme agli altri assessori, credo che ce ne siano, perché mezz'ora di discussione dice chiaramente, no, che forse c'erano di nuovo 3-4... è sdoganato, ma non lo dico il termine, no? Che magari la pensavano diversamente, ma che anche stavolta vengono in consiglio comunale e devono votare, no? E devono votare come qualcuno ha deciso di votare. E io voglio suscitare, no, riflessioni sulle coscienze dei singoli consiglieri. E ve lo dice un consigliere comunale che quando ha esordito in consiglio comunale, no, tante volte ha votato atti contro il proprio sindaco, quando a noi non piacevano. Vabbè,
e ce ne siamo andati a casa, perché la prima cosa è portare avanti le idee che si pensa di volere portare avanti, no? Questa è la realtà dei fatti, no? E qualcuno di quelli che allora fece questo, no? È nella vostra giunta. Grazie. Prego, collega Buscemi. Dichiarazione di voto. Sì, prego. No? Perfetto. Collega Calabrese, mezz'ora di discussione è nata semplicemente perché da parte nostra c'è stata l'intenzione di poter trovare una sintesi. Abbiamo pensato e abbiamo voluto non stravolgere ciò che aveva scritto il collega Bitetti, anche perché quello che ha scritto in parte è condivisibile e lo sarebbe stato anche nella modifica che volevamo approvare, ma nell'atto in cui si decide di presentarlo così com'è, senza dare la possibilità di poter creare e poter fare qualcosa di condiviso, e allora in quel caso la situazione parla da sé, non possiamo fare altro che pensare poi di trovare un qualcosa che ci unisca in seguito, sicuramente non oggi. Quindi la dichiarazione di voto per quanto ci riguarda va contro l'approvazione di questo atto di indirizzo. Grazie. Se non ci sono altri interventi possiamo mettere... Ah, prego, Fioringieri, sempre per dichiarazione di voto. Presidente, mezz'ora di... Ma guardi, penso sindaco, no, qua non c'è un asse Fratelli d'Italia, PD... Scusi sindaco, perché qua non c'è un asse Fratelli d'Italia... PD, Movimento 5 Stelle, probabilmente ecco anche il collega di Sud Chiama Nord era come dire consenziente insomma a votarlo, e quindi qua c'è un asse di cittadini semplici chiamati a rappresentarne altri nelle istituzioni che oggi di fronte ad una proposta buona, e che buona è naturalmente anche per questa amministrazione, perché probabilmente questa amministrazione non ci sta ad avere l'imprimatur di Fratelli d'Italia su una decisione del genere, gli vuole dare la propria impronta, lo vuole modificare per farlo proprio e per dire ai cittadini, nonostante sì la giusta indicazione di Fratelli d'Italia, però noi lo abbiamo migliorato, l'abbiamo portato alla città, e quindi oggi si fa comunque quello che ha detto l'amministrazione, anche perché in mezz'ora di incontro sono sicuro che c'è stato il tempo perché l'assessore vi comunicasse, colleghi di maggioranza, quello che aveva intenzione di fare, che naturalmente non era preventivamente stato concordato, ma che naturalmente vi è stato, come dire, calato come calato doveva essere al collega Bitetti e alla conferenza dei capigruppo. Finalmente stasera in aula si fa politica. Sindaco, lei poco fa nell'incontro, cioè nelle comunicazioni, ha parlato che qui abbiamo perso una settimana a fare cose che di politicamente rilevante non avevano nulla. Oggi, stasera, in questa, come dire, serata ormai che volge alle 21, si stava politicamente rispondendo alle esigenze di oltre 500-600 cittadini che hanno letto il documento che Fratelli d'Italia ha proposto in piazza, lo hanno sottoscritto, e quale, lo dice un rappresentante del Movimento 5 Stelle che è abituato a portare nelle istituzioni le istanze dei cittadini, quale circostanza migliore se non la raccolta di firme per dire ad un'amministrazione questo è quello che sentiamo, questo è quello che ci sentiamo di dire tramite un nostro rappresentante nelle istituzioni, e quindi di farlo arrivare all'amministrazione. Io suppongo che forse, ripeto, l'atto di indirizzo era troppo bello e quindi quando è bello ce lo vogliamo fare nostro. Così non è. Così il collega Bitetti ha coraggiosamente
si è ostinato nel dire l'atto di indirizzo rimane quello che ho presentato ai miei concittadini, così è e così se volete lo votate. Questa è politica, quella dal basso la reputo la più alta che ci possa essere e che si possa esercitare nelle istituzioni. Ecco perché, visto perché la proposta arriva dal basso, dai cittadini, per noi è un sì. Grazie. Possiamo mettere in votazione, prego segretario. Grazie Bernardo. Calabrese. Chiavola assente. Jurato. Caruso. La Porta assente. Ilardo. Gurrieri. Occhi Pinti. Lalicata. Pasta. Mezza Salma. Non ho sentito. No. Mauro assente. Criscione. Schininà. Antoci. Podimani. Sortino. Battaglia. Firrincelli. Zagami. Buscemi. Galifi. Bitetti. Presenti, 14 voti contrari, 7 favorevoli, l'atto di indirizzo è stato respinto. Colleghi, non essendoci altri punti all'ordine del giorno, dichiaro chiuso il Consiglio Comunale odierno, augurando a tutti voi una buona serata. Grazie.